luogo andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto e incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, ben trovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Come sempre vediamo insieme i servizi in scaletta. Partiremo dalla lettera di una malata di tumore ai furbetti del Green Pass e carta verde che diventa obbligatoria anche per parrucchieri ed estetiste. A Fabriano una dottoressa lancia una chat con i pazienti. A Civitanova maxi bolletta da 15.000 euro ad un ristoratore, aumenta al bar il costo del caffè ed infine la maxi truffa di un fabrianese per 6 milioni di euro. Questi sono i titoli. Allora, iniziamo dal primo dei nostri servizi. Cari furbetti del Green Pass, pensate a chi tutti i giorni lotta per la vita e magari non trova posto in ospedale. Ha fatto il Giro d'Italia, la lettera aperta di una donna malata di tumore. Ce ne parla Daniele Andreani dal giornale del 16 gennaio. Un messaggio di umanità è il mio, sì. Solo questo. Certamente non pensavo di avere questo clamore, io non sono alla ricerca di nessuna pubblicità personale. Dopo aver letto dell'infermiere che in cambio di soldi ha gettato via dosi di vaccino per dare green pass falsi, ha espresso la sua indignazione tramite una lettera indirizzata ad un giornale locale. Da lì la vicenda si è diffusa a livello nazionale. Lei è Claudia Baiocco di Civitanova Marche, attuale portavoce del sindaco, ed ha una malattia oncologica. La sua condizione l'ha spinta a lanciare un messaggio per far riflettere le persone sull'importanza dei presidi medici e sulla necessità di seguire le indicazioni della comunità scientifica. Un monito che viene da chi con la scienza ci si confronta costantemente. Io, quando ho scritto questa lettera, l'ho fatto per indignazione, soprattutto dopo aver letto dai media che c'era un gruppo di persone, anche qui marchigiane, che stavano pagando per avere dei green pass finti. Penso che questa civiltà si sia fortemente involuta. E persone che sempre in nome del Dio denaro riescono a poi a farla franca, mi sembra una cosa molto grave. Queste persone che non si vaccinano io le voglio rispettare,
però non voglio rispettare quelli che compiono dei reati. Diciamo, c'è un processo in corso e quindi non c'è nessuno che è condannato, aspettiamo la giustizia. Naturalmente, da garantista, io mi sento di dire questo. La riflessione che ha fatto Claudia nella sua lettera si spinge oltre. Oltre all'indignazione per i gravi fatti verificatisi nel centro vaccinale, il suo messaggio sottolinea come alcuni abbiano rifiutato il vaccino, non curandosi del fatto che ci sono molti che ne hanno bisogno ma non possono procurarselo. Inoltre, chi rifiuta il vaccino spesso occupa posti ospedalieri che potrebbero servire per altre persone malate. Quante persone potrebbero avere in questo momento bisogno dell'ospedalizzazione? Quante persone in questo momento potrebbero avere delle urgenze e doversi recare in ospedale e non trovare posto? Oppure, mettiamoci dall'altra parte, quante persone, anche Novax, che in questo momento stanno soffrendo negli ospedali e che non hanno l'aiuto di un caro, perché in questo momento è vietato anche entrare negli ospedali da parte dei familiari delle persone che stanno male. La novità di questa settimana è l'obbligo di Green Pass esteso anche ai barbieri, ai parrucchieri e alle estetiste. Scattato giovedì scorso, allora ancora Daniele Andreani dal giornale del 20 gennaio. Il Green Pass è una sicurezza in più. Per entrare in parrucchieria o in un centro estetico, da queste ore è obbligatorio esibire il Green Pass. Non è necessario quello rafforzato, basta quello base, ottenibile con il tampone. La clientela sembra aver accolto con serenità la nuova misura e con Green Pass alla mano fruisce dei vari servizi. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori modifiche e novità riguardanti il Green Pass. Il più importante è l'obbligo nei luoghi di lavoro per gli over 50 dal 15 febbraio. È necessario, si deve fare il Green Pass, ci deve essere. E non devono allentare le misure, anzi le devono ristringere ancora di più. Per me è una roba giustissima che chiedono il Green Pass, perché in giro ci saranno anche i positivi che sono asintomatici e quindi alla fine è giusto che lo chiedono. È sicurezza per me e per tutti voi. Per altri, al contrario, la certificazione verde è uno strumento inutile, pensato e gestito male. Non ci sa manco loro quello che vuole fare. Un imposto sì, imposto no, non so se capisci niente. Io che ce il vuole, che sarà la sicurezza, per carità, però non basta, se la facessi finita. I problemi che le attività temono da diversi mesi sono confermati. La perdita di clienti e la diminuzione del fatturato, anche se c'è chi è ottimista. Tutte mi vogliono mostrare il Green Pass, ma già prima. Quindi i problemi penso che non ci saranno. Tutte le clienti che sono arrivate già erano informate comunque su questo cambiamento, quindi anche loro di spontanea volontà ci hanno mostrato il Green Pass, tutte insomma ecco super pronte. Qualcuno infatti ci ha detto che molto probabilmente la loro frequenza non sarà più quella di prima, quindi ci troveremo che magari ci calerà del fatturato. Sarà molto difficile perché comunque abbiamo persone che non ce l'hanno, quindi ci sarà sicuramente un calo del lavoro. A preoccupare le attività è anche l'aumento del lavoro in nero, soprattutto di chi svolge la professione in casa, a cui si rivolgono coloro che non hanno il Green Pass. È calato il lavoro. In più così si limita ancora di più la presenza negli istituti e parrucchieria. Già clienti l'hanno già detto, ci hanno già avvisato e questo purtroppo non farà altro che incentivare il lavoro nero. Su questo è un dato di fatto, lo dicono anche le associazioni di categoria e purtroppo è un grosso danno, è un grosso danno. Una chat per tenersi più facilmente in contatto con i suoi assistiti è l'idea di un medico di famiglia di Fabriano. Agnese Testa di Ferro dal giornale del 18 gennaio. Da medico di medicina generale, la dottoressa Tatiana Giuliano è diventata l'angelo custode di circa 800 nuclei familiari, residenti tra Serra San Quirico e Fabriano. Nel pieno della prima ondata della pandemia, ha attivato una chat broadcast di WhatsApp per arrivare ad informare sul Covid i suoi pazienti in maniera diretta ed efficace. Pazienti per la maggior parte over 65. Nella chat, la dottoressa ha iniziato così a spiegare le informative inerenti al Covid-19 e i significati di parole e azioni che sono entrate nella routine quotidiana, come tampone, isolamento, quarantena. Ha inoltre creato un filo diretto con Comune, Carabinieri e Protezione Civile, così da aggiornare tempestivamente i pazienti su regole, disposizioni e comunicazioni istituzionali. Era marzo 2020 e per molti regnava l'incertezza. Iniziata una malattia che non conoscevamo, che non avevamo delle terapie, molto diffusiva e anche potenzialmente mortale,
Per cui è cominciato un disorientamento molto importante, per cui avevo anche 200 accessi al giorno in ambulatorio, pieni di domande: cosa devo fare, dove devo andare, se divento positivo cosa mi succede, che tipo di terapia esiste attualmente. La soluzione WhatsApp della dottoressa Giuliano è stata vincente e preziosa. Sono anche diminuiti gli accessi in ambulatorio e i contagi. Questo ha creato un modo semplice, diretto, di arrivare a tutte le famiglie, anche a quelli che erano a 35 km da me, in una maniera diretta molto semplice, dove erano informati e formati per il periodo. Attraverso quello che io spiegavo, loro rimanevano a casa e informavano anche chi non era iscritto con me. Poi ho scoperto nel tempo che condividevano queste informazioni, queste elaborazioni che facevo io. Una soluzione, quella della dottoressa Giuliano, che ha generato benessere, collaborazione e dato certezze. Ma la cosa più importante che mi è stata restituita nel tempo e che oggi che lavoro invece a Fabriano mi è stata restituita è la sensazione di non essere soli. E mentre sono attesi i tanto temuti aumenti, rincari per i costi dell'energia, ad un ristoratore di Civitanova è già arrivata una maxi bolletta per ben 15.000 euro. Vediamo, Daniele Andriani. Una vera e propria stangata arrivata dopo le festività. Al titolare di una nota attività operante nel settore ristorativo e del divertimento è arrivata la bolletta dell'energia elettrica per il mese di dicembre scorso, che supera i 15.000 euro. La bolletta deve essere pagata entro il 24 gennaio, non senza indignazione da parte del gestore dell'attività. Nello stesso periodo del precedente anno, a parità di consumi, il costo della bolletta è stato di 5.900 euro. Un problema, quello degli aumenti di luce e gas, che colpisce sempre più famiglie e imprese. C'è qualcosa di più importante del pass o del vaccino, che sono appunto i rincari e che stiamo completamente sottovalutando, dove è l'unico motivo reale dove bisognerebbe scendere in piazza e fare veramente una protesta sensata. Nel febbraio 2020 eravamo in piena stagione lavorativa ed è di 5.929, leggermente sopra, ma poi dipende insomma dalle giornate. Ad esempio quest'anno novembre 2021 è 10.245,11 e siamo già passati a 0,25 centesimi al kilowattore. Questo è il regalo di dicembre, che è di 15.162,01. È una presa in giro in maniera morbida ed elegante. Proprio per far fronte all'aumento delle bollette e costi così elevati, alcuni titolari delle attività sono costretti a rivedere i propri servizi, ad esempio rinunciando al pranzo. Inoltre si spingono verso fonti alternative di energia. Intanto noi come attività prendi ovviamente delle precauzioni, quindi si andrà a limitare gli orari di apertura, ci si concentrerà tanto per quello che è fattibile nell'immediato. Certo, ci adopereremo per trovare una soluzione, per fare un sistema di fotovoltaico, qualcosa insomma dobbiamo in ogni caso fare, ma mi domando chi non ha la possibilità di farlo, cosa succede. Non aumentano solo i costi dell'energia, ma come sapete bene di diverse materie prime, tra queste anche il caffè, e quindi al bar la tazzina adesso costa di più. Daniele Andriani, sentiamo. Io penso che per comunque il periodo di crisi, diciamo, di questi ultimi anni sarebbe anche giustificato, però sai, il caffè è necessario, ecco, quindi un aumento sarebbe, sotto per il mio punto di vista, un po' forse grave, ecco. Non solo luce e gas, gli aumenti del nuovo anno riguardano anche i piaceri degli italiani. Tra questi ad esserne interessato è ora il caffè. La tazzina di espresso presa al bar potrebbe arrivare a costare fino a 1,50 euro, un rincaro di oltre il 35% sul prezzo attuale. Con questo ulteriore aumento sarebbero a rischio oltre 6,4 miliardi di euro di consumi. Tra le cause, l'aumento del costo delle materie prime. In questo ultimo periodo c'è stata un'impennata molto consistente dei prezzi della materia prima, quindi il prezzo del caffè è aumentato tantissimo e di conseguenza anche i torrefattori ovviamente stanno aumentando il prezzo del caffè che portano al bar. È ovvio che poi dopo c'è tutta una ricaduta ovviamente sulla tazzina. Il problema non è soltanto il costo della materia prima del caffè.
quanto più che altro il costo di tutte le spese fisse. Noi per esempio quest'anno abbiamo visto che tra il 2021 e il 2022, già nei primi giorni di gennaio, già le spese fisse come i correnti sono aumentate a meno di 3 volte. E secondo me ci potrà essere questo rischio perché aumenta tutto, aumentano le materie prime, quindi ci potrebbe essere questo rischio, però ancora teniamo duro. Ci sono anche quei bar che scelgono per il momento di non aumentare il prezzo e rimanere fedeli alle abitudini dei clienti. Noi abbiamo deciso come politica di rimanere come prima, non abbiamo aumentato assolutamente il caffè. Il nostro piace molto comunque, quindi non volevamo mettere in difficoltà gli italiani più di quanto già non siano in difficoltà. Ad essere preoccupate sono molte persone che frequentano abitualmente i bar, che si troveranno costrette, nel caso di questi aumenti, a dover rinunciare alla tanto amata colazione mattutina. Penso che il caffè, se aumenta di 1,50 euro, è come andarlo a prendere a Venezia o a Roma. Renderà anche più difficile anche andare al bar, perché chi non ha possibilità, anche quello viene, diciamo, diminuito. Anche l'incremento di chi uscirà, insomma, al bar. Ci sarà un grosso calo sicuramente. Chiudiamo con una notizia di cronaca. La maxi truffa di un fabrianese, ma residente in Svizzera, per ben 6 milioni di euro. Che cosa faceva? Vendeva lingotti d'oro e, pensate, alberi di paulonia. In questo modo ha raggirato 170 persone, comprese casalinghe e pensionati. Gianmarco Minossi dal giornale del 20 gennaio. Una truffa da 6 milioni di euro, compiuta tramite esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria. È quella scoperta dalla tenenza della Guardia di Finanza di Fabriano nell'ambito dell'operazione Alchimista. Sono 10 gli avvisi emessi dall'autorità giudiziaria di Ancona nei confronti di persone accusate di essere coinvolte nella frode perpetrata con lo schema piramidale Ponzi, una sorta di catena di Sant'Antonio. Gli indagati, secondo l'accusa, millantavano con gli investitori degli investimenti in lingotti d'oro. La Guardia di Finanza ha ricostruito flussi finanziari per circa 6 milioni di euro. Lo scopo finale dei promotori sarebbe stato quello di trarre ingiusti profitti impiegando il denaro per finalità personali degli organizzatori. A finire vittime della truffa, 170 persone a partire dal 2015 e residenti nelle province di Ancona, Fermo e Macerata, fra casalinghe, pensionati, dipendenti pubblici e professionisti che in alcuni casi hanno perso somme fino a 100.000 euro, bruciando così tutti i propri risparmi. Al vertice dell'organizzazione, secondo gli inquirenti, vi era un fabrianese residente in Svizzera e detenuto nel paese elvetico per altri reati. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che come sempre tornerà domenica prossima. E allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... Un punto di riferimento per le vostre esigenze di mobilità. A 360 gradi. A Senigallia, Mariotti e Autonoleggio, Autofficina, Elettrauto. L'Autonoleggio Mariotti Massimo a breve e lungo termine dispone di un parco mezzi in grado di rispondere ad ogni tipo di necessità, sia professionale che per il tempo libero. Disponibili da Mariotti furgoni da lavoro, diverse tipologie di autovetture, dalle city car alle ammiraglie, furgoni passo lungo 7 e 9 posti per un viaggio comodo in compagnia, ma anche gli scooter di diversi tipi fino all'Harley Davidson. Insomma, per tutti i gusti e a tutti i prezzi, con costi convenzionati in caso di noleggio prolungato, con pacchetti veramente interessanti. E per il noleggio a lungo termine, il cliente può chiedere a Mariotti qualsiasi tipo di auto del modello e colore preferito, che gli verrà consegnata nuova appena immatricolata. Tutti i mezzi noleggiati da Mariotti sono comprensivi di assicurazione RCA, casco, furto, incendio, atti vandalici, fenomeni atmosferici, cristalli e assicurazione autista. Dovete solo ritirare e iniziare a viaggiare. Informazioni e disponibilità sul sito www.autonoleggiosenigallia.biz. L'autofficina Mariotti Massimo è inoltre tutto per la meccatronica della vostra auto. Manutenzione per ogni marca e modello anche in garanzia grazie alla sua adesione al gruppo Punto Pro.
la revisione dell'auto e delle bombole metano e GPL con servizio esterno, un intervento tempestivo per ogni problema meccanico con vetture sostitutive per la clientela. Chiarezza e correttezza, tanti anni di esperienza nel settore. A Senigallia, in via delle Genziane 18, Mariotti Massimo e Autonoleggio e Autoofficina. Per gli automobilisti, un punto di riferimento.